Buongiorno a tutti e a tutte. Il consiglio di lettura di oggi è Terapia allo specchio di Arvin Yalom e Ginny Elkin. 349 pagine, 18 euro, Neri Pozza editore. Il libro è stato stampato in Italia nel 2020, a gennaio 2020, in realtà è stato scritto nel 1974. Potremmo definirlo la biografia di una psicoterapia. Yalom è un importante psichiatra eh, americano, fondatore tra l'altro della psichiatria esistenziale. Ginny Elkin è all'inizio degli anni 70, una giovane donna che incontra Yalom per una psicoterapia che costituisce l'ennesimo tentativo di affrontare i propri problemi. E dopo una terapia di gruppo durata circa due anni, alla quale Ginny partecipa in realtà senza apprezzabili risultati, Yalom. Le eh, consiglia, la invita, le propone una terapia individuale, eh, particolare, perché Ginny pagherà le sedute scrivendo un resoconto de delle stesse sedute. In realtà, anche Janum scriverà un resoconto di queste sedute e periodicamente si passeranno il fascicolo con la raccolta dei loro testi. Infatti, il libro è costituito per la maggior parte da questi resoconti, eh, oltre che da due prefazioni o due postfazioni, anche un po' illustrative di questo progetto e dei suoi esiti, scritte eh, dai due autori. Ritengo che sia un libro interessante eh, per tutti coloro che sono coinvolti a qualunque titolo in una delle cosiddette relazioni di aiuto, siano esse una vera e propria psicoterapia, un counseling così variamente declinato, eh, partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto o a gruppi eh, di incontro o comunque eh, altre situazioni nelle quali qualcuno chiede aiuto ad un altro che si suppone in grado di darlo. Eh, Potremmo definire questo libro anche appunto un libro di formazione per gli attori delle relazioni d'aiuto. Prima o poi credo che ognuno di noi si troverà o si sarà trovato in una relazione d'aiuto in uno dei vari ruoli. E questo libro richiama tutte le parti della relazione alla responsabilità e alla corresponsabilità. Sottolinea, evidenzia come... Quella relazione funziona, o meglio, può avere successo solo se ognuno fa la propria parte per raggiungere un buon risultato. È un libro di facile lettura, non farcito di termini tecnici particolari, a parte un pezzetto della postfazione eh, di Yalom, naturalmente, nel quale spiega un pochino più approfonditamente in modo un pochino più tecnico qual è stata eh, la sua tecnica la tecnica che ha eh, in realtà utilizzato ma se è di facile lettura è al tempo stesso anche impegnativo per chi voglia farsi coinvolgere nel processo psicologico e anche accettare di sentirsi porre delle domande del resto tutti i libri possono dare risposte, ma i migliori sono quelli che sanno fare delle domande. Buona lettura.